È tornata la mostra zootecnica di Clusone, è tornata in nuovi spazi, quelli della casa dell'orfano, come sta andando? Eh, guardi, in questo momento siamo proprio nel boom dell'affluenza, de, dell abbiamo superato un numero incredibile di persone, che dire, il posto è bellissimo, abbiamo tante attrazioni, dai cavalli, dalla mostra dell'Afflinger, eh, abbiamo asinelli, caprette, pecore, abbiamo un po' di tutto, i ragazzi della BF stanno facendo... E la casificazione, in questo momento stanno facendo il battesimo della sella per i più piccoli, eh, c'è un'esposizione di trattori, di trattori vecchi, beh ci sono molte cose, anche la ristorazione mi hanno detto che, tutti che è andata molto bene, la gente è tantissima, e in questo momento fuori sta arrivandoci la colonna, perciò meglio di così, lo spazio è bellissimo. Il tempo oggi ci ha graziato, speriamo domani, anche se ci credo poco, però vabbè speriamo. Eh, meglio di così credo che non possa andare. Ricordiamo che cosa c'è, che cosa prevede il programma a partire da questa sera. Allora eh, adesso andiamo avanti con un po' tutte le manifestazioni che sono in corso. Stasera alle 21 eh, c'è il clou della manifestazione che è il Gala Equestre che durerà almeno un'ora e mezza, perciò una cosa credo bellissima abbiamo preso nuovi artisti tutti professionisti credo che sarà una cosa bellissima questo galà lo ripeteremo per chi non l'avesse potuto stasera lo ripeteremo domani mattina alle 10.30 noi cominceremo prima con la rassegna de, de, degli aflinger ci saranno sempre tutte le altre attrazioni eh, però ecco alle dieci e mezza ci sarà anche quello, però un po' prima, cioè verso le dieci, ci sarà la consueta sfilata per le vie cittadine, che quest'anno sarà magari un pochino più lunghina, andremo su dalla pineta, attraverseremo tutta la pineta, usciremo i Pratimini e poi faremo sempre il percorso nel centro storico e ritorneremo qui. Il pomeriggio andrà avanti con la. Eh, con la rassegna degli Afflinger sempre tutte le altre attrazioni che sono continue e poi vabbè eh, passiamo a lunedì il lunedì come solito c'è la, eh, la mostra de, la, la 69esima de, della mostra bovina e quella della pecora bergamasca lì avremo le attrazioni ci saranno ancora quasi tutte e per le mucche ci sarà anche la gara di mungitura e per le pecore invece ci sarà una gara di tosatura.